Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar sulla transizione al digitale e sugli obblighi per i piccoli comuni, su come appunto rispettare le norme ed evitare le sanzioni che sono collegate, diciamo, al non rispetto, alla violazione delle norme del CAD. Il webinar, come sapete, si svolge nell'ambito del progetto FAST, che è un progetto sul PON governance, quindi con fondi comunitari, gestito dal FORMEZ, e che supporta i piccoli comuni italiani nella transizione al digitale. Quindi cerca, diciamo, di supportare i piccoli comuni proprio a mettersi al passo con tutti gli obblighi, che non sono pochi, di transizione al digitale che sono previsti dal CAD e dalle altre normative, che serve, diciamo, il nostro obiettivo è quello un po', diciamo, di aiutare i piccoli comuni a pianificare la transizione al digitale, sapendo che, come appunto ci siamo già detti tante volte, che appunto le risorse in campo in questo momento sono tante in termini anche di finanziamenti, anche col PNRR, ma poi le risorse, le persone che devono far camminare queste cose sono poche, soprattutto nei piccoli comuni. C'è anche quindi questo problema, insomma, legato, diciamo, alla realtà locale. I servizi ovviamente da dare alle vostre comunità sono tanti e spesso, diciamo, le risorse sono poche. Quindi diciamo che questo vuole essere, diciamo, un supporto a cercare anche di programmare meglio quelle che sono le attività, definire insieme quali sono le priorità di lavoro e su questo poi attivare, diciamo, dei microprogetti con appunto il supporto delle nostre task force che lavoreranno, diciamo, con voi sul territorio. Stiamo già facendo, oltre a questo ciclo di webinar che ormai è cominciato nel marzo scorso, abbiamo, diciamo, generalmente tenuto, insomma, ogni 15 giorni un webinar informativo su vari temi che siete stati anche voi a decidere attraverso un sondaggio, diciamo, che abbiamo fatto in uno dei primi webinar. Abbiamo, insomma, diciamo, più o meno rispettato tutte le priorità e anche, diciamo, le scadenze che ci eravamo dati. E l'altra volta, come abbiamo parlato la scorsa volta, il 18 della settimana scorsa, con Michele Bianello, abbiamo parlato del piano triennale dell'informatica nella PA, di quelle che sono le novità introdotte dall'aggiornamento 2022-2024 e anche appunto di qual è, diciamo, anche lo, qual è l'obiettivo, diciamo, del piano triennale, che non deve essere vissuto soltanto appunto come un adempimento, insomma, noioso, ma, diciamo, un'opportunità proprio per programmare meglio le attività. E oggi, diciamo, parliamo un po' di un discorso un po' più spinoso, che riguarda appunto anche quelle che sono le sanzioni e gli obblighi, perché questa è una cosa che abbiamo ricordato anche l'altra volta, e ci sono anche delle sanzioni e degli obblighi da rispettare appunto degli obblighi da rispettare. Quindi, diciamo, oggi ce ne parlerà l'avvocato Ernesto Pellisario, che appunto già altre volte, probabilmente in altre occasioni, avete conosciuto, che è appunto un esperto di diritto e di diritto delle nuove tecnologie. E quindi, diciamo, si occupa da tanto tempo, diciamo, di queste cose, ne scrive e quindi ci racconterà un po' quello che pensa, diciamo, non solo quello che pensa, ma quello che forse, diciamo, è opportuno per noi tutti fare. E Claudio Forghieri, che è l'altro collega esperto che fa parte del nostro staff di supporto del progetto FAST, ci aiuterà, dato che abbiamo appunto da poco, insomma, cominciato un po' anche le attività sul territorio e stiamo cominciando anche con i comuni ad attivare insomma, ad incontrarci per definire insieme, fare un assessment digitale rispetto a quelle che sono i bisogni e poi quindi
definire dei microprogetti da fare insieme ci aiuterà anche rispetto a quelle che sono state, insomma, i primi stimoli che ci sono arrivati proprio dal territorio e da voi, insomma, dalle prime persone con cui abbiamo cominciato a lavorare, proprio per, insomma, porre anche ad Ernesto anche qualche domanda, insomma, e farci rispondere in maniera puntuale su cose che senz'altro interessano tutti. Il prossimo webinar, ve ne daremo notizia, diciamo, con appunto le solite mail, perché non abbiamo ancora definito la data. Quindi chiederei di dare la parola un attimo a Claudio e ad Ernesto per introdurre e io mi taccio. Buon lavoro, buon webinar a tutti. Grazie Irene, come hai anticipato tu, abbiamo iniziato a incontrare molti comuni coinvolti nel progetto, abbiamo anche iniziato a fare i primi assessment con interviste approfondite presso le amministrazioni e abbiamo iniziato a renderci conto di una situazione estremamente eterogenea tra le varie amministrazioni, che ricordo sono tutti comuni al di sotto di 5.000 abitanti e in taluni casi anche di una certa difficoltà a capire che cosa effettivamente è cambiato con l'articolo 18 bis del CAD. E quindi abbiamo sentito il bisogno di coinvolgere l'avvocato Ernesto Belisario, che ringrazio, a cui abbiamo chiesto di parlare espressamente di sanzionabilità, di obblighi e adempimenti che, se non sono rispettati, possono creare delle ripercussioni anche spiacevoli per gli enti dipendenti e gli amministratori. Quindi cercheremo di essere anche molto concreti e con esempi. Io, in particolare, ho un ruolo abbastanza simpatico, cioè disturberò l'avvocato Belisario lungo il percorso, ponendogli le stesse domande che poi ci sono state poste nei vari comuni, che a volte possono sembrare anche abbastanza così disruptive. Quindi a te la parola, Ernesto. Dunque, volevo soltanto verificare di avere acceso il microfono. Buon pomeriggio a tutti, grazie Claudio, grazie ai colleghi di Formez. È per me davvero molto interessante essere qui, partecipare a questo webinar e provare a raccontarvi quello che io ho capito degli obblighi di trasformazione digitale sulle pubbliche amministrazioni italiane e poi guarderemo il discorso delle responsabilità, delle sanzioni che pure ci sono, che ci sono sempre state in realtà, affermiamo questo principio. Non c'è mai stato un mondo in cui le amministrazioni non avessero responsabilità nel caso in cui venissero violati gli obblighi di trasformazione digitale. Tuttavia, il quadro sanzionatorio, visto che molti enti non avevano dato la giusta priorità alle attività di digitalizzazione, beh, allora il legislatore è intervenuto rafforzando il sistema sanzionatorio. Questo perché? Perché le sanzioni, come diceva Bismarck, se ti piacciono le leggi e le salsicce non devi mai sapere come vengono fatte. Quindi andiamo in cucina, perché il legislatore mette le sanzioni? Le sanzioni sono, e lo sa bene chi lavora nell'amministrazione italiana, il polso dell'importanza di un determinato tema. Faccio un esempio: se io parcheggio in divieto di sosta, ho solo una multa. Se invece io guido ubriaco sotto l'effetto di stupefacenti e investo qualcuno, io ho una sanzione, ho la sospensione della patente, ho la revoca la confisca dell'autoveicolo, il sequestro dell'autoveicolo e ho addirittura l'avvio di un procedimento penale. Quindi l'esistenza di sanzioni e di più livelli di sanzioni ci aiutano a capire quali sono gli interessi dell'ordinamento e quali sono i comportamenti più critici e quindi quelli che la società si aspetta, in questo caso dall'amministrazione. Ovviamente non vorrei fare terrorismo psicologico, cioè la mia idea e quindi anche la struttura della chiacchierata di oggi è questa. Naturalmente l'invito è quello di darci dubbi, domande, naturalmente proteste se volete anche, ma noi non scriviamo le norme e quindi se volete le raccogliamo, ma evidentemente è il legislatore che ha deciso e come avrebbe detto Dante, volsi così ove si puote ciò che si vuole più non dimandare, cioè noi proviamo oggi a fare una veloce ricostruzione di quelli che sono gli obblighi normativi descrivendo anche le sanzioni ed è per questo che prima cercheremo di fare un punto nella prima parte di questa nostra chiacchierata, faremo un punto su quali sono gli obblighi tra CAD e piano triennale, quindi ricollegandoci almeno in parte ai contenuti che ha affrontato nel corso della sua lezione Michele Vianello.
Cercheremo poi di distinguere i diversi adempimenti per materia e a quel punto capiremo quali sono le sanzioni, in modo poi da apprezzare effettivamente qual è il quadro delle responsabilità e il sistema sanzionatorio che il legislatore ha disegnato, in particolar modo con l'articolo 18 bis di cui parlava Claudio Forghieri, cercando di capire qual è il ruolo del difensore civico digitale e il ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Partiamo appunto da una ricostruzione, no? Sappiamo tutti che l'Italia non brilla per digitalizzazione nell'Unione Europea, siamo 18esimi su 27 paesi membri, questo è il dato che esce fuori dal DESI, che è la classifica europea, per chi non lo sapesse, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società che viene pubblicato ogni anno dalla Commissione Europea. L'Italia ha molto risalito la china nel corso degli anni, in parte anche grazie al Piano Nazionale sulla informatica nella pubblica amministrazione e alle riforme del codice dell'amministrazione digitale. La strada che resta da fare è evidentemente ancora tanta e tantissima, soprattutto in due ambiti. Il primo ambito è quello delle competenze digitali, quindi del capitale umano, le competenze digitali delle persone e di chi lavora nelle amministrazioni. La seconda area di miglioramento è quella dei servizi pubblici, cioè in Italia i servizi pubblici delle amministrazioni vengono utilizzati poco, per tutta una serie di motivi. Dobbiamo partire da qui, perché altrimenti anche gli obblighi normativi sembra, scusa Claudio se faccio questa precisazione banale, cioè sembra che a un certo punto sia arrivato questo legislatore innamorato della tecnologia e abbia imposto degli obblighi alle amministrazioni. Allora, gli obblighi servono tendenzialmente per tre motivi. Il primo motivo è per organizzare meglio il lavoro. Credo che chiunque sia nella pubblica amministrazione sappia, ma insomma anche nel settore privato, che c'è sempre modo di migliorare e il miglioramento della qualità del lavoro passa dall'utilizzo di tecnologie. Il secondo è efficientare e ridurre i costi dell'attività burocratica, anche perché è vero che noi oggi viviamo questa sbornia di finanziamenti da PNRR, ma non ci sarà per sempre. A un certo punto arriverà il 31 dicembre del 2026 e probabilmente avremo meno risorse di quelle che avevamo pre-pandemia e quindi o saremo stati in condizioni, questo ve lo dico per evitare di fare come la famosa favola della cicala e della formica, no? Per cui adesso è il periodo di vacche grasse e quindi spendiamo senza avere invece una prospettiva. Oggi noi stiamo costruendo e dobbiamo costruire, abbiamo la responsabilità di costruire delle amministrazioni che siano più efficienti rispetto a quelle che erano prima, perché poi arriverà il 1 gennaio del 2027, le risorse saranno di meno e o saremo stati in grado di fare innovazione non solo comprando soluzioni del fornitore, ma di fare innovazioni di processo, oppure probabilmente non saremo in grado più di erogare dei servizi. Questa la dico, non voglio sembrare catastrofista, ma stiamo parlando di questo. Il terzo motivo per cui noi digitalizziamo è migliorare la qualità dei servizi. Migliorare la qualità dei servizi all'utenza. Il fatto che l'Italia, lo vedete qui in questa colonna, sia uno dei paesi che ha il più basso uso di servizi digitali tra i paesi europei, ci dice qualcosa evidentemente di come i servizi online sono progettati, di come i servizi online sono erogati. Le norme servono a questo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza serve di fatto, se voi ci pensate, e faremo questa corrispondenza tra qualche minuto, il Piano di Ripresa e Resilienza non serve a guardare al futuro. All'interno del Piano di Ripresa e Resilienza non c'è la regolamentazione, l'incentivo dell'intelligenza artificiale, ma ci sono PagoPA, SPID, CIE, servizi digitali cittadino, migrazione al cloud, cose che gli altri paesi dell'Unione Europea hanno fatto 10 anni fa o 15 anni fa. Queste cose ce le dobbiamo raccontare evidentemente, quindi noi stiamo utilizzando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per recuperare quello che a scuola si chiamerebbe il debito formativo, quindi per rimetterci al paro, quindi non per fare chissà quali stravolgenti processi di digitalizzazione, però è chiaro che noi dobbiamo porci il senso di quello che stiamo facendo, anche perché io adesso sento la sbornia, ho anche tanti clienti che mi dicono c'è il bando cloud, il bando così, l'offerta del fornitore Y, ma abbiamo bisogno di capire cosa serve quel contratto. Cioè noi non abbiamo i fondi del PNRR solo per fare la rendicontazione, per fare l'asseverazione, che in questo momento in alcuni enti sembra l'obiettivo primario. Sì, ok, l'asseverazione, lo capisco, perché dobbiamo rendicontare di aver speso i soldi, ma noi dobbiamo raggiungere degli impatti. Quali sono gli impatti? Ecco, oggi nella chiacchierata proveremo a creare delle checklist, perché noi dobbiamo utilizzare questi fondi che probabilmente ci dicono tanti, sono anche
di più rispetto a quelli di cui avremmo bisogno per realizzare il sito internet, per fare la migrazione al cloud, ma lo facciamo nell'ottica di costruire anche i processi che stanno dietro l'innovazione tecnologica. Ecco, questo è uno dei profili e uno dei temi. Ovviamente questo discorso è molto complesso nelle amministrazioni piccole, anche perché richiede, le piccole amministrazioni, per come la vedo io, sono già in difficoltà nel gestire determinati contratti, stare dietro ai fornitori sul cloud, oppure sulla parte di portali e di altro, ma qui il vero ragionamento va fatto sul governo della transizione digitale, cioè tutti questi bandi PNRR, dove si inseriscono, che tipo di strategia hanno, che indicatori abbiamo, cioè quando noi abbiamo deciso di partecipare al bando sul cloud, abbiamo fatto solo perché c'erano i soldi oppure perché dietro c'è un progetto di amministrazione più efficiente, cosa che in realtà dovrebbe esserci, e spero che la risposta alla domanda sia proprio questa. Ovviamente questo però si fa con un governo. Che cosa significa? Con qualcuno che governa questo processo, che è questo qualcuno, lo vedremo tra un po', è il responsabile della transizione digitale, della trasformazione digitale. Perché è quella la figura che ha la necessità fare pianificazione, coordinamento strategico e monitoraggio. E quindi, non ho un RTD, sto partecipando agli avvisi PNRR senza avere un RTD, forse farò fatica ad andare oltre la logica della mera asseverazione. Ho un RTD, ma questo RTD non ha poteri o comunque non ha risorse per poter fare attività di coordinamento strategico, non ce la fa, non ci riesce. Anche in questo caso sto andando a costruire il perfetto capro espiatorio, perché a quel punto sì, arriverà l'Agenzia per l'Italia Digitale e dirà: caro RTD, ma come, hai avuto tutti i soldi del PNRR a disposizione e non sei stato in condizione di garantire i diritti degli utenti, non sei stato in condizione di raggiungere nemmeno primari obiettivi di efficientamento dei processi o di riduzione dei costi. Soltanto quelle amministrazioni che avranno dei responsabili in grado di operare e che avranno una strategia, per cui è sicuramente importantissimo. Non c'ero, ma conosco Michele Vianello e so qual è il suo approccio, quindi so perfettamente che vi sarà stato utilissimo. Soltanto coloro che riescono a governare con una visione strategica, cioè con dei piani, e gli avvisi del PNRR non sono dei piani, sono dei tasselli che possono far parte di una strategia, ma ci vuole una strategia dell'ente che conosca quelli che sono i fabbisogni. Scusami Claudio, ho fatto questa precisazione per contestualizzare, perché altrimenti fare l'avvocato che fa l'elenco degli obblighi senza ricostruire un po' di senso e di prospettiva, allora in questa prospettiva gli obblighi hanno un'utilità, e l'utilità è quello di fare una piccola checklist di attività da fare, da mettere in fila, anche per guadagnare priorità, perché poi mi hanno insegnato che nell'amministrazione, se non c'è un obbligo, c'è qualcuno che ti dice: vabbè, se non c'è una sanzione non fa niente, perché seguiamo la logica della priorità delle sanzioni. È brutto, però dopo 23 anni di esperienza nelle amministrazioni so che funziona così, e quindi anche il legislatore lo ha capito. Però inizialmente questo fateci una riflessione: il legislatore non aveva messo le sanzioni proprio perché voleva evitare di avere un approccio persecutorio nei confronti delle amministrazioni, e quindi si augurava il legislatore che le amministrazioni avrebbero capito che era necessario digitalizzare per migliorare la qualità del lavoro e dei servizi. Evidentemente le amministrazioni senza sanzioni questo non lo hanno capito, e il legislatore secondo me si è visto proprio costretto ad inserire le sanzioni nella misura che diremo. Non so Claudio se vuoi dopo questa contestualizzazione aggiungere qualcosa, ma credevo che fosse utile soprattutto per i colleghi. Hai fatto benissimo a fare questa premessa e condivido appieno. Mi ha incuriosito la tua citazione sul tema, diciamo, dell'alfabetizzazione informatica sia dei dipendenti che dei cittadini, che casualmente è uno dei temi che è uscito durante le nostre chiacchierate con i comuni, cioè ci sono comuni che ci hanno chiesto: ma anche noi dobbiamo per forza aderire al Silgu e fare formazione sull'accessibilità ai dipendenti, anche noi dobbiamo fare l'accessibilità informatica ai cittadini anche se siamo così piccoli? Il CAD dice di sì, il piano triennale dice di sì, quindi
Allora, sì, allora innanzitutto perché è come se dovessi dire, ma pure io che mi occupo di questi temi da 20 anni devo studiare? Sì, nel senso che è evidente che sono temi e che sono discorsi e ragionamenti talmente importanti che a noi, che siamo addetti ai lavori, non è richiesta la competenza di base. Cioè noi che dobbiamo, voi, che dovete governare questi processi degli enti, avete bisogno di scendere sempre più in profondità di procedimenti complessi, cioè capire come si sceglie un cloud provider, capire quali sono i rischi per la cyber security di un attacco ransomware di un ente, capire che cosa significa SPID per la reingegnerizzazione di processo, capire che cosa significa la piattaforma di PDN di interoperabilità per cui magari prendiamo i fondi di PNRR per la semplificazione delle istanze e dei modelli che noi rendiamo disponibili all'utenza. Oggi, per esempio, l'applicazione IO ha lanciato la funzionalità di firma con IO, che mi consente di firmare documenti e istanze all'interno dell'applicazione di cittadinanza dell'articolo 64 bis. Quindi è una novità, no? Renderla disponibile per la piattaforma PagoPA è il meno. Io ho bisogno di capire, io come responsabile di servizio, che cosa significa, come posso utilizzare, visto che l'applicazione IO ce l'hanno oltre 30 milioni di persone, quindi sono in condizioni di poter avere con quali crismi di certezza, di affidabilità l'istanza, che per un cittadino è comoda perché non deve avere una firma digitale ma può firmarla direttamente con l'applicazione che ha già scaricato. Allo stesso tempo devo raccontarlo agli utenti. C'è un comune che è Ala, in provincia di Trento, un comune sotto i 10.000 abitanti, che ha vinto diversi riconoscimenti in tema di digitalizzazione, dove il segretario comunale ha messo alcuni che sono facilitatori digitali, che sono questa nuova figura con cui immagino anche voi vi stiate cimentando, che quando va un utente allo sportello, il facilitatore digitale lo avvicina e gli dice: lo sai che questa cosa la potevi fare anche online senza venire allo sportello? Ovviamente non perché noi non ti vogliamo vedere allo sportello, ma perché deve essere una tua scelta venire allo sportello per fare il processo, il procedimento, il certificato. Non deve essere una costrizione. Quindi migliora la tua qualità della vita, allo stesso tempo migliora l'efficacia e l'efficienza, perché io avrò meno utenti allo sportello e quindi sarò in condizione di poter risolvere problemi, di potermi concentrare su problemi più complicati. Quindi sì, l'articolo 13 del codice dell'amministrazione digitale obbliga tutte le amministrazioni a fare dei piani formativi sulla digitalizzazione. Addirittura le figure apicali devono avere una formazione aggravata, perché devono avere una formazione sulla componente giuridica, sulla componente tecnologica e sulla componente manageriale di reingegnerizzazione del processo. E dopodiché voi fate i corsi, voi fate le lezioni, il cittadino no. E quindi c'è sicuramente bisogno di avere delle iniziative di comunicazione, di awareness e di informazione per l'utenza, perché questo è un processo da cui noi non usciamo con una contrapposizione. Io, amministrazione, ho fatto il mio, se il cittadino non lo capisce è una capra ignorante. Nel momento in cui io mi rendo conto che l'utenza non ha preso determinati temi o determinati vantaggi, è sicuramente per me importante provare a fargli comprendere. Le modalità sono tante, sono assolutamente a buon mercato per tutti. Questo esempio che vi ho fatto io del Comune di Ale è un esempio facilissimo, che non richiede chissà che cosa, e richiede semplicemente un po' di organizzazione. Tra l'altro, questo processo di Repubblica Digitale, con i progetti del PNRR proprio per la rete dei facilitatori digitali, credo che possa essere un buon alleato, e immagino che molti dei vostri enti ci avranno già investito in termini di progetto. Dunque, parliamo di norme. E allora, se parliamo di norme, dobbiamo parlare del codice dell'amministrazione digitale, cioè la norma di riferimento per l'informatica nella pubblica amministrazione, il codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005. Abbiamo festeggiato a Roma 2 mesi fa il compleanno del CAD, 7 marzo 2005, numero 82. Il codice dell'amministrazione digitale è la norma di riferimento, dicevo prima, per l'innovazione del settore pubblico. Attenzione a fare un errore, cioè evitiamo di farci fuorviare da questa parola digitale, perché per molti il fatto che
il codice dell'amministrazione digitale significa che è una norma sulla tecnologia, quindi una norma che interessa i tecnici, i responsabili dei sistemi informativi, i responsabili del CED. In realtà no, si chiama codice dell'amministrazione digitale perché quando viene introdotto nel 2005 c'era l'amministrazione tradizionale, il legislatore srotola in modo parallelo all'amministrazione tradizionale quello dell'amministrazione digitale, che all'epoca era una facoltà per gli enti. Progressivamente la carta viene eliminata, non c'è più il protocollo informatico, non c'è più l'albo cartaceo, non c'è più la possibilità di fare gli originali analogici per alcuni procedimenti, pensate all'INPS o all'iscrizione a scuola, non ho proprio la possibilità nemmeno più di andare allo sportello. E quindi oggi possiamo dire che noi potremmo tranquillamente eliminare questa parolina dal titolo del codice dell'amministrazione, che l'amministrazione è digitale per definizione e quindi allo stesso modo significa che il CAD, questa è la sigla, l'acronimo del codice dell'amministrazione digitale, non è una norma sulla tecnologia, ma è una norma sulla gestione dei procedimenti amministrativi. Quindi il CAD, il codice dell'amministrazione digitale, è come se fosse una norma che si integra con la legge 241 del 1990, che è la norma generale sul procedimento amministrativo, come voi sapete, perché la 241 del 90 ci dice quali sono i principi dei procedimenti, le regole per la gestione dei procedimenti, ci dà alcuni moduli procedimentali, la conferenza dei servizi, disciplina gli istituti di partecipazione al procedimento. Ma il codice dell'amministrazione digitale ci dice quali sono gli strumenti con cui si devono fare i procedimenti amministrativi. Questo significa che il codice dell'amministrazione digitale deve essere conosciuto da tutte le persone che nell'organizzazione, quindi nell'ente, nel comune, gestiscono procedimenti amministrativi, tendenzialmente tutti. Per esempio, se voi ci pensate, il nuovo testo dell'articolo 8 della legge 241 del 1990, quello che si occupa della comunicazione di avvio di procedimento, ci dice che nella comunicazione di avvio di procedimento ci deve essere l'indicazione non solo delle modalità telematiche con cui gli utenti possono esercitare i diritti procedimentali, ma addirittura, dice l'articolo 8, delle modalità con cui si può fare l'accesso telematico attraverso l'appio. Allora faccio una domanda, poi chi vuole risponde in chat. Avete aggiornato i modelli di comunicazione di avvio del procedimento scrivendoci con quali modalità gli utenti possono fare accesso agli atti attraverso appio o attraverso modalità alternative? Perché ovviamente se questo contenuto non c'è nelle vostre comunicazioni di avvio di procedimento, questo potrebbe avere degli effetti sulle legittimità della modalità di gestione del procedimento amministrativo a cui quella comunicazione si riferisce. Ecco, questo voglio dire quando dico che le norme dell'amministrazione digitale non interessano solo il CED, ma interessano tutti i soggetti che si occupano del procedimento amministrativo. Il codice dell'amministrazione digitale ha avuto diversi interventi di modifica nel corso degli anni, dal 2005 al 2021 è l'ultimo intervento di modifica. Attenzione però a non farvi ingannare, questi interventi di modifica non hanno stravolto le disposizioni, semplicemente li hanno adeguati al quadro normativo, no? Pensate, nel 2005 non c'era né la carta d'identità elettronica, era solo sperimentale, c'erano solo le carte nazionali dei servizi. Nel corso del tempo c'è stato SPID, c'è stata la carta d'identità elettronica, c'è stato il regolamento EIDAS e quindi adesso è possibile avere l'obbligo per le amministrazioni riconoscimento dei cittadini con SPID e carta d'identità elettronica, prima non era possibile. Quindi il codice dell'amministrazione digitale è stato modificato, ma non è stato stravolto, per cui prima non c'era l'obbligo dei servizi online, c'è sempre stato l'obbligo dei servizi online. Quello che è cambiato, ed è fisiologico che accada nella tecnologia, che siano cambiate le modalità e quindi siano state aggiustate le norme, modificate, integrate le norme, però nei suoi principi il codice dell'amministrazione digitale è rimasto sempre uguale a se stesso. All'interno del codice... Scusa Ernesto, hai citato un'altra domanda che ci è arrivata in modo abbastanza ricorrente, che è questa. Allora adesso gli accessi ai servizi della pubblica amministrazione online dovrebbero essere fatti solo con SPID e CIE. E quei siti che hanno ancora delle aree riservate con username e password? Ci sono N profili, quelle username e password innanzitutto non sono conformi a norma,
e quindi espongono l'amministrazione alla contestazione dell'utente che invece ha SPID e non può entrare perché c'è una area riservata che ha delle credenziali diverse, io non sono tenuto a venirti a chiedere delle credenziali diverse, ho diritto, se ho SPID o CIE, di poter entrare su tutti i siti. Tra l'altro anche qui aggiungo, oltre a SPID e CIE, voi dovreste consentire anche il login with EIDAS, si chiama, cioè dovreste, nell'ambito della vostra adesione a SPID, alla piattaforma SPID, dovreste consentire anche l'accesso da parte di tutte le altre identità federate europee, quindi se sono uno studente spagnolo in Erasmus in Italia, con l'identità digitale conforme al regolamento EIDAS rilasciata in Spagna, dovrei entrare sul sito dell'amministrazione italiana. Quindi primo profilo di contestazione che posso fare è l'utente che ha una identità EIDAS, SPID o CIE e non può entrare, me lo contesta e quindi mi espone a sanzione. Il secondo profilo, sto violando la norma che dice nell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale che solo SPID e CIE sostituiscono l'identificazione dei viso del cittadino. Quindi quelle credenziali, che cosa è? Le username e password sono credenziali di autenticazione. Nel mondo del servizio online, la credenziale di autenticazione sostituisce l'identificazione, no? Cioè serve a questo la credenziale, cioè appurarsi che dietro lo schermo del tablet, dello smartphone o del computer ci sia davvero Ernesto Belisario, se quello è un dato è il referto di Ernesto Belisario oppure se quella è l'istanza di Ernesto Belisario. Che cosa, questa è una parte importante normativamente. Normativamente, dal settembre del 2021, quelle credenziali non sostituiscono più l'identificazione. Quindi è come se noi giuridicamente avessimo l'obbligo di identificare il soggetto a cui facciamo vedere un'informazione o cui facciamo mandare un determinato documento e non lo facessimo più. Perché è la norma che decide che cosa è identificazione nel digitale e cosa no. Altro profilo è quello legato alla parte di potenziale data breach per la privacy, cioè mentre SPID e CIE sono delle credenziali di autenticazione robuste, forti e sono lo standard normativo, se a causa di un incidente, di un attacco o di una perdita di quelle credenziali io ho un problema di breach, quindi di violazione dei dati ai sensi del GDPR, beh, allora qualcuno può contestarmi che io ho utilizzato ormai quasi 2 anni dopo dall'obbligo normativo degli strumenti che non dovrei più utilizzare e quindi il mio comportamento è gravemente colpevole. Scusa Ernesto, c'è anche Carla Piras che ci scrive: l'ente è tenuto tuttavia a garantire modalità diverse di accesso qualora il cittadino non disponga di SPID e CIE? Nello specifico, allora, l'operaio non ha potuto presentare domande per un cantiere comunale perché non aveva SPID e CIE. In questo caso è il cittadino che... Questo è una cosa interessante. Dunque, se sto parlando di minori, facciamo conto, e oggi sappiamo che i minori possono avere SPID soltanto per determinate istituzioni scolastiche, oppure sto parlando di cittadini che sono al di fuori dell'Italia, quindi non sono cittadini italiani, quindi non possono avere uno SPID e una carta d'identità elettronica, allora io posso prevedere delle modalità differenti. In questo caso invece, che è il caso del cittadino italiano, dell'imprenditore italiano che non ha SPID e CIE, quello è una colpa dell'utente, non dell'amministrazione, nel senso che, questo è anche interessante, ne parleremo tra un po' quando parleremo di diritti digitali, diritti e doveri si direbbe, per cui grazie per la domanda, perché dire che nel momento in cui io sono un'amministrazione devo consentire l'identificazione con SPID e CIE, di fatto io sto dicendo effettivamente che c'è anche un dovere del cittadino, se vuole fruire del servizio online, di avere SPID e CIE. Quindi questa è una cosa che c'è scritta in modo molto più soft nelle norme, no? Secondo me, però è una cosa che possiamo ricavare, cioè dire che dal 28 febbraio del 2021 è possibile utilizzare solo i servizi solo con SPID e CIE per lato amministrazioni, significa dire che l'utente che vuole il servizio online deve avere SPID.
rapid CIE. Quindi ecco perché parliamo di cittadinanza digitale, non solo di diritti digitali. La partita della cittadinanza digitale anche per i cittadini significa diritti, e quindi sapere che se ho speed tutti mi devono consentire di entrare sui loro servizi nelle loro riservate, ma allo stesso tempo doveri, sapere che se io non ho speed CIE ed è l'ultimo giorno è un problema mio, come dicevano i latini con un brocardo, così faccio l'avvocato anziano che cita i brocardi latinistici, vigilantibus non dormientibus iura succurrunt, cioè le norme giuridiche soccorrono quelli smart, avrebbe detto Michele Vianello, e non quelli che dormono, cioè quelli che non si fanno lo speed. Nel 2023 sono pochissimi, perché ormai ce l'hanno 34 milioni di persone, quindi direi quasi tutti gli italiani in età da procedimento amministrativo. Se però io non l'ho fatto, e alla fine la colpa non è del comune, me la posso andare a prendere col comune, ma la colpa è mia. Perfetto, grazie Ernesto. Procedi pure, io continuerò a romperti le scatole in questo modo. No, no, ma come dire, almeno è, tra l'altro ringrazio anche i colleghi che ci fanno le loro domande, perché questo webinar serve davvero a loro, a confrontarci con loro, quindi ben vengano tutte le sollecitazioni. Dicevo, all'interno del codice dell'amministrazione digitale c'è questa, sono una serie di norme. Io ho provato in questa slide a diciamo riassumere almeno i tre ambiti del CAD, di norme del CAD. Da un lato gli obblighi a contenuto digitale, dall'altro le norme sull'efficacia giuridica probatoria dei documenti informatici, e dall'altro i diritti digitali. Proviamo a spiegare di che si tratta. Cosa trovo nel CAD? Allora, innanzitutto trovo le norme che regolano l'efficacia giuridica delle cose che faccio nel mondo digitale, quindi qual è l'efficacia di un documento firmato digitalmente, qual è l'efficacia di una mail, di una PEC, qual è l'efficacia del click che faccio sul sito dell'amministrazione, qual è l'efficacia della firma che metto nell'applicazione io. Questa roba sta tutta nel codice dell'amministrazione digitale, molto importante, perché io a questo punto posso dematerializzare tutti i procedimenti e tutti gli atti dell'amministrazione, non perdendo nulla di affidabilità e di sicurezza, anzi in realtà io ho ancora più affidabilità e sicurezza di quella che avevo nel cartaceo, no? Oggi il cittadino che mi compila il form su IO, firmando con la funzionalità di firma IO, che è stata appunto lanciata qualche ora fa, mi sta dando un documento informatico che vale di più della raccomandata che mi arrivava ieri firmata Giuseppe Garibaldi, e io facevo uno sforzo di fede nel fatto che fosse firmata davvero da Giuseppe Garibaldi e non fosse contraffatta. Oggi questo, in un'app IO in cui si accede con SPID e con CIE, evidentemente è un rischio che non ho. La seconda categoria di norme sono quelle che stiamo e che affronteremo ancora di più nei prossimi minuti, sono gli obblighi a contenuto digitale per le amministrazioni, cioè sono tutte le cose che le amministrazioni devono fare sia internamente sia nella relazione con l'utenza. Si tratta prevalentemente di due macro categorie di obblighi: gli obblighi di tipo organizzativo, cioè devo dotarmi di un'organizzazione per digitalizzare, e dall'altro sono degli obblighi di adeguamento tecnologico. Naturalmente, parlando di trasformazione digitale, devo comprare, mi devo approvvigionare di tecnologia, tecnologia sempre più a buon mercato, tecnologia sempre più semplice, tecnologia sempre maggiormente rispondente a determinati standard, però sempre devo comprare tecnologia. La terza categoria, vi anticipavo prima, di norme contenuta nel codice dell'amministrazione digitale, è quella legata ai diritti digitali di cittadini e imprese. Questa è stata la grande rivoluzione, se volete, del CAD del 2005, e cioè capire che i diritti e i doveri sono come due facce di una moneta. Da un lato ho l'obbligo dell'amministrazione di digitalizzarsi, e dall'altro il diritto di cittadini e imprese di pretendere quella digitalizzazione. Quindi il diritto digitale è qualcosa che completa la norma e la rende ancora più cogente, perché questo vuol dire che progressivamente non avrete solo l'AGID che farà il controllo sul livello di digitalizzazione
valorizzazione del comune, ma avrete anche i cittadini che sempre più spesso vi diranno: ma mio fratello mi ha detto che nel comune a 30 km da qui questa roba la fanno fare online. Come mai è possibile lì e da voi non è possibile e in questo ente non è possibile? Quali sono i diritti digitali? Ho provato a ripirogarveli in questa diapositiva. Perché l'ho fatto? Perché l'elenco dei diritti digitali è di fatto una checklist che mi aiuta a capire se io ho fatto tutto bene. Faccio degli esempi, no? Primo diritto, articolo 3, diritto all'uso delle tecnologie. Quindi noi abbiamo diritto ad utilizzare le tecnologie nei rapporti con le amministrazioni. Nessun ente ci può dire: no, questa roba devi farla allo sportello, oppure per questa roba devi presentarci la carta. Abbiamo diritto a far tutto telematicamente, ivi compresa la partecipazione al procedimento amministrativo. Facciamo un esempio. Quando tu compri su Amazon, dopo quante settimane ti arriva la conferma dell'ordine da Amazon via raccomandata? Direi 2 secondi via mail. Ok. 2 secondi via mail, quello cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che protocolla a mano il tuo ordine su Amazon? Ovviamente sì, una macchina. Ok, ovviamente una macchina, quindi ho un'automazione della registrazione dell'ordine. Articolo 18 bis della legge 241 del 90, una norma già vigente. Il cittadino e l'impresa che presentino una istanza, una segnalazione, una comunicazione all'amministrazione hanno diritto di ricevere immediatamente una notifica d'esito, cioè una comunicazione che dica: ok, l'istanza è presentata, questo è il responsabile del procedimento e ti risponderemo entro questi giorni. Se ci pensate, il legislatore ha copiato Amazon. Ma perché? Perché non esistono servizi pubblici digitali e servizi privati digitali, esistono servizi digitali che funzionano e servizi digitali che non funzionano. Quante volte l'utente chiama per sapere se è arrivata la PEC? Il problema non è dell'utente, il problema è dell'ente, perché nel momento in cui arriva l'istanza, l'amministrazione è giuridicamente tenuta a dare una risposta che sia una risposta immediata. Ovviamente questa risposta immediata funziona col protocollista a mano? No. Noi dobbiamo ragionare sempre più nell'ottica di una automazione di questo processo. Se voi ci pensate, quando nel dicembre del 2020 c'è stato il programma del cashback, cioè ve lo ricordate, no? Quello che ci scriveva attraverso l'applicazione IO, nel momento di massimo picco di quell'applicazione c'erano 8.000 utenti al secondo che si registravano l'applicazione. Quanti protocollisti sarebbero stati necessari per protocollare 8.000 istanze al secondo? Ma semplicemente non c'era nessun protocollista, perché l'applicazione era stata settata in modo da poter registrare e quindi fare due passaggi al momento della presentazione. Il primo, comunicazione d'esito all'utente, il secondo interno di registrazione e iscrizione a quel determinato programma. Ecco allora che quando noi parliamo di questo, no? Scusate se ritorno su quello che ho detto prima, io posso comprare il miglior portale dal fornitore, ma se continuerò a mantenere il protocollista, io avrò creato un problema all'amministrazione, non l'avrò tolto, e quindi se io non capisco come sono in condizioni di legare quella soluzione, quindi di utilizzare quel finanziamento per reingegnerizzare e automatizzare anche la gestione. Attenzione, nessuno dice che licenzieremo il protocollista, questo mi sembra evidente, rimarrà per fare delle altre cose o fare meglio le comunicazioni che non passano da un canale automatizzato. Seconda cosa, sempre Claudio, sempre su Amazon, quando tu poi hai bisogno di un'informazione su un ordine, scrivi al responsabile del procedimento Amazon che ti risponde in 30 giorni per sapere lo stato della spedizione? Di solito è un po' più veloce, in effetti. Ok. Vai su un'area riservata e vedi in tempo reale dov'è lo stato dell'ordine. Esatto. Articolo 41,2 quater del CAD, norma già vigente. Ogni cittadino ha diritto, attraverso la propria identità digitale, di connettersi ad un'area riservata dell'amministrazione, in cui, proprio come su Amazon, tu vedi l'elenco degli ordini a te ricollegati, tu dovresti avere la possibilità di vedere l'elenco dei procedimenti amministrativi che sono associati al tuo codice fiscale, verificare
indicare per ciascuno di questi procedimenti lo stato del procedimento in istruttoria definito e fare l'accesso telematico. E qui ritorniamo ad un tema interessante. Che cos'è l'accesso telematico? L'accesso telematico per il legislatore non è io mando una PEC con un'istanza di accesso all'ente, la protocolla, la smista, qualcuno prepara il riscontro, poi lo protocollo in uscita e me lo manda via PEC. Questo è l'accesso telematico dei Flintstone. Vi ricordate Flintstone? Una simpaticissima famiglia di primitivi. Questo è un modo di utilizzare la tecnologia in modo primitivo, cioè nell'era delle Tesla noi muoviamo la macchina con i piedini. Il legislatore ci dice attenzione, non si fa così l'accesso telematico. L'accesso telematico si fa per cui tu entri, il sistema riconosce chi sei, capisce quali sono i procedimenti a cui sei interessato e ti fa vedere i documenti per cui tu hai diritto. Questo è l'accesso algoritmico, cioè la possibilità di poter fare un'istanza che sia in qualche modo il click sul fascicolo, il sistema mi riconosce e mi dà visibilità di quel fascicolo. Questo tra l'altro vi consente di semplificare la gestione delle istanze di accesso e dei procedimenti, per cui è ovvio che se vi inviano 10 istanze di accesso che sono tutte banalissime da un punto di vista amministrativo, però se voi le dovete istruire ci mettete un sacco di tempo. Invece se voi riuscite 8 di quelle 10 stanze a automatizzarle, l'utente ha i documenti subito, quindi è molto più contento, questo ve lo vi assicuro io. Voi vi siete sgravati di un profilo lavorativo e avete recuperato tempo per istruire quelle pratiche che sono più complesse. Questo vuol dire diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo. E allora capite bene che questo elenco di diritti digitali a cosa serve? Serve ad avere una checklist, perché molto spesso io vengo negli enti e mi dicono avvocato, ma noi abbiamo fatto le delibere, le determine digitali, ma la delibera, la determina digitale, direi che è il minimo sindacale nell'amministrazione 2023, è solo il primo livello di Super Mario come videogioco. In realtà poi noi dobbiamo andare a salvare la principessa. Questa checklist ci aiuta a capire se noi abbiamo salvato la principessa. Allora dire che noi abbiamo delibere... Ti interrompo un'altra volta perché su questi temi avevamo un sacco di domande molto interessanti. Allora, la prima è questa. Abbiamo trovato vari comuni che non hanno un manuale di gestione documentale o un manuale di conservazione. Primo. Secondo, abbiamo trovato diversi comuni che non hanno nominato un responsabile della gestione documentale o un responsabile della conservazione e si chiedono anche se l'RTD può fare la soppiglia tutto e avere tutte queste responsabilità in un colpo solo. E così come abbiamo trovato diversi comuni che hanno detto, beh noi veramente sì, abbiamo un sistema di protocollo, però poi non è che ci preoccupiamo troppo di fascicolare le cose che arrivano. E mi sa che sono tutte collegate a questi diritti del cittadino. Assolutamente, perché allora sulle prime due domande Claudio rispondo tra qualche slide proprio sugli obblighi di gestione documentale anche per quello che significano, però su questo tema della fascicolazione, allora voi capite che se abbiamo fatto la firma, abbiamo la firma digitale, abbiamo il protocollo informatico, abbiamo digitalizzato le delibere e le determine, ma noi non abbiamo fatto una fascicolazione archivistica, e che è il presupposto perché poi il cittadino possa entrare addirittura non solo una fascicolazione statica, ma una fascicolazione che sia associata ad un workflow, che quindi sia in condizione di dire all'utente qual è in quel momento lo stato della procedura, noi non stiamo rispettando la norma, quindi la norma mi richiede molto di più. Ecco perché io vi dico, guardiamo questa checklist, utilizzate questa checklist come una cartina tornasole del livello di digitalizzazione dell'ente, cioè riuscire a garantire questi diritti significa aver fatto tutti i livelli del videogioco per ciascuno degli ambiti. Andiamo avanti, parliamo del diritto all'accessibilità, prevista dalla legge 4 del 2004, significa il diritto delle persone con disabilità di poter fruire di siti web e di documenti informatici senza che ci siano delle criticità da un punto di vista nella fruizione, no? Quindi che sia possibile fruire con delle tecnologie assistive. Poi abbiamo la norma sulle stanze telematiche. Tutte le stanze telematiche devono poter, ai sensi dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, essere inviate telematicamente. Poi abbiamo diritto di ricevere telematicamente tutte le comunicazioni telematiche se abbiamo un domicilio digitale. Tra l'altro anche qui ci sono nel PNRR gli avvisi per la piattaforma delle notifiche digitali. Anche qui io posso notificare qualcosa
e automatizzare qualcosa che risponde ad una gestione documentale voluta, altrimenti avrò preso l'avviso, i soldi dell'avviso del PNRR, ma poi le notifiche digitali si muoveranno con un cricetino che fa tanti avvisi diversi o tante comunicazioni diverse con uno spreco organizzativo incredibile. Ho il diritto all'identità digitale, cioè il diritto di potermi autenticare telematicamente utilizzando il mio SPID o la mia carta d'identità elettronica. Ho il diritto a effettuare pagamenti informatici attraverso la piattaforma PagoPA, articolo 5 del CAD, per tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuto alle amministrazioni. Questa è un'altra domanda che abbiamo ricevuto frequentemente, e cioè se è possibile che un'amministrazione ancora abbia dei pagamenti che non sono PagoPA. No, c'è uno switch off che è il 28 febbraio del 2021, direi, tranne per determinate eccezioni, gli F24, cose che però sono ancora fuori piattaforma, che non sono possibili attraverso la piattaforma. E poi ho il diritto a fruire di servizi di qualità, articolo 7 del codice dell'amministrazione digitale. Tra l'altro questa è una norma interessante, perché l'articolo 7 mi dice che io ho diritto a fruire di tutti i servizi online, quindi tutti i servizi che una volta stavano allo sportello, anche online, ma soprattutto che questi servizi devono essere di qualità e che l'amministrazione è tenuta a monitorare la qualità del servizio attraverso delle indagini di customer satisfaction continuative, i cui risultati devono essere pubblicati online. Quindi in teoria io dovrei venire sull'amministrazione trasparente degli enti e capire se quanti sono gli utenti che utilizzano i vostri servizi e cosa pensano gli utenti ai vostri servizi. Il vero problema è, ora faccio una domanda probabilmente banale, ma voi gliel'avete mai chiesto ai vostri utenti cosa pensano dei vostri servizi? Perché dovreste chiederglielo, anche per capire dove migliorare. Allora, questo è il classico adempimento di auto-organizzazione, cioè serve a fare sì che gli enti si pongano il problema di dove migliorare l'efficacia dei propri servizi. E poi abbiamo il diritto a trovare il wifi negli uffici pubblici, nel senso che l'articolo 8 bis del codice dell'amministrazione digitale obbliga le amministrazioni a rendere disponibile presso i propri sportelli del wifi nei limiti della banda disponibile per tutti gli utenti, anche per evitare di essere discriminatoria dal punto di vista dell'accesso, no? Non tutti potrebbero avere i giga illimitati, non tutti potrebbero avere la possibilità di permettersi una determinata connettività informatica, e quindi sicuramente avere questo genere di wifi serve a ridurre le sperequazioni. E accanto al codice dell'amministrazione digitale ci sono poi le previsioni del piano nazionale per l'informatica, il piano triennale per l'informatica. Questo è l'aggiornamento pubblicato in gennaio del 2022-2024, che prevede l'intervento dell'amministrazione in una serie di aree. Questa è una cosa molto interessante. Il piano triennale per l'informatica non è un documento normativo, però essendo richiamato dalla norma contiene delle milestone, cioè quando nel piano triennale c'è scritto che tutti gli devono fare le cose entro una certa data, allora il piano triennale per l'informatica diventa cogente, tant'è che lo vedremo tra un po', quando l'Agenzia per l'Italia Digitale ha avuto l'assegnazione dell'attività di vigilanza, nel 18 bis c'è scritto espressamente che l'agenzia valuta il rispetto del CAD e del piano triennale, quindi le sanzioni alle amministrazioni possono arrivare non solo per la violazione del CAD, ma anche per la violazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Ernesto, ti riporto un dubbio che ci hanno posto alcuni comuni, che è questo. Allora, tu fai riferimento in questo caso a quell'elenco che c'è nel piano triennale dove è scritto le PA devono, no? Le pubbliche amministrazioni devono, giusto? L'obiezione che viene posta è: ma se c'è scritto PA devono, perché poi il benchmark, cioè l'indicatore, non fa riferimento al 100% delle amministrazioni, ma solo a una parte delle amministrazioni? Cioè, spesso questi PA devono non hanno un obiettivo, diciamo, complessivo, cioè tutte le amministrazioni. Quindi come si fa a dire che è obbligatorio? Allora, quello però, perché quello è un indicatore per Agid, non per gli enti. Cioè,
C'è un indicatore, come dire, per Agid sul raggiungimento dell'obiettivo nazionale, evidentemente, ma se l'Agenzia per l'Italia Digitale arriva dall'ente e l'ente non ha rispettato quella scadenza è cogente. Non è che l'ente può dire, ah, ma ci sono stati altri 669 comuni che l'hanno fatto, non dovevo farlo io. Evidentemente quello è un altro indicatore ed è un indicatore sul piano nazionale, no? Nulla influisce sul singolo ente che è tenuto a farlo. Tra l'altro anche qui questo tema è molto importante, perché significa, se non ve ne siete accorti, ve lo svelo io, che ormai non c'è più l'autarchia digitale che c'era inizialmente, Claudio, ce la ricordiamo, in cui ogni ente poteva decidere: a me piace il CED, no, a me piacciono i siti, no, a me piace l'edilizia online, no? Cioè fino a un certo momento gli enti sono stati autarchici, ognuno poteva decidere le proprie priorità. Questo però ha fatto sì che noi avessimo una cosa a macchia di leopardo, in cui io non riuscivo ad avere lo stesso servizio omogeneo a livello nazionale. Allora il legislatore con il governo ha resettato tutto e ha detto: tutti gli enti devono raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal piano triennale, dopodiché se vogliono fare di più fanno di più, ma quali sono le scadenze, quali sono le indicazioni di priorità anche temporale, ormai è definito a livello centrale. Quindi ne consegue che tutti gli obiettivi che sono riportati per i comuni all'interno del piano triennale devono andare a finire nei piani triennali dei comuni, e che di conseguenza è obbligatorio che ogni comune faccia un piano triennale che riprenda quegli obiettivi, anche se non necessariamente deve usare il facsimile di Agid, corretto? Allora, adesso proviamo passarli in rassegna, sì. Allora, partiamo da qui. Quindi, fatta questa illustrazione, proviamo a descrivere quelli che sono i principali obblighi. Allora, ho provato a farvi queste checklist. Partiamo dagli obblighi sull'organizzazione. Quindi, organizzarmi, si parte da lì, eh? Cioè, se io penso di partire dal sito, ho sbagliato tutto, meglio che chiudo, non lo faccio proprio il sito web se devo partire dal sito. Devo partire dall'organizzazione. Nomina responsabile per la transizione al digitale dell'ente con una dotazione dell'ufficio. Se mi rendo conto che sono un comune troppo piccolo per farlo da solo, qualche volta ho parlato con qualche sindaco che mi ha detto: ah sì, avvocato, io ho nominato una signora. Lasciamo perdere il sessismo che sta dietro l'espressione signora, ma insomma questo è, no, potrei dire ho nominato una collega, ma il tema è: non posso pensare che la transizione digitale si possa fare con uomini o donne sole. La transizione digitale è un lavoro di team, o consento di avere consulenti, collaboratori, oppure la soluzione migliore è quella di fare una gestione associata, quindi di lavorare con una collaborazione sovracomunale. È la soluzione più difficile probabilmente, ma è quella che dà più gratificazione. Quali sono i compiti? Responsabile di attività digitale, una volta nominato e una volta iscritto in IPA, deve fare tendenzialmente due cose. La prima è fare un piano triennale per l'informatica. Questo piano triennale dell'informatica deve andare a ribaltare sull'ente quelli che sono gli obiettivi del piano nazionale, più le altre attività da CAD. Questo piano deve avere un sistema di monitoraggio tale da consentire il monitoraggio degli impatti e del raggiungimento dei risultati, e dopodiché l'RTD, insieme alla proposta per l'aggiornamento annuale di quel piano, deve anche fare una relazione al soggetto che lo ha nominato, no? Noi abbiamo l'organo di vertice che nomina l'RTD, e l'RTD dovrebbe scrivergli ogni tanto a questo organo di vertice con una relazione che gli dica cosa ha fatto, quali sono le difficoltà che sono incontrate, di cosa ha bisogno per vincere le resistenze. Molto importante che l'RTD lavori sulla sicurezza, in quanto l'RTD è responsabile della sicurezza. Poi ovviamente, come dicevi Claudio, no, non l'ho ripetuto perché l'hai già detto tu, non è detto che il modello sia quello di Agid. Secondo me il modello di Agid può funzionare perché è abbastanza semplice, e quindi questo è un documento dove ci deve essere poca fuffa e molta sostanza. Chi fa cosa, quando e come monitoro. Poi le chiacchiere stanno a zero per il resto, quindi va benissimo anche una tabella. Scusa, hai detto una cosa molto velocemente, ma che è un altro problema che abbiamo riscontrato nei nostri comuni. Tu hai citato IPA, no? L'indice delle pubbliche amministrazioni. Sì. La prima cosa che fa un RTD è registrarsi lì
mettere a posto dovrebbe. Anche la presenza dell'amministrazione, no? Dovrebbe. Dovrebbe. Però ci sono parecchie amministrazioni che non ci sono, questo è gravissimo, no? Questo, questo è molto grave, tenete conto che la pubblicità dell'RTD serve a tre cose. Innanzitutto per stimolare visibilità interna dell'RTD, cioè io molto spesso vado negli enti come consulente e dico chi è il vostro RTD? Boh, non lo so, cioè RTD molte volte è uno che si nasconde negli enti. E allora tutti lo devono trovare, in primis i colleghi. Secondo, deve essere trovato da altri enti, perché se io ho un problema nella digitalizzazione del flusso di comunicazioni da un ente all'altro, allora io devo andare dall'RTD di quell'ente. Terzo, serve ad Agid, perché Agid in prima battuta scrive all'RTD. Tant'è che, quello che tu stai dicendo Claudio, l'assenza degli RTD nell'IPA è uno degli indici che Agid usa. Agid sta scrivendo a centinaia di amministrazioni proprio rilevando questo. Non avete nominato un RTD, dovete farlo, e quindi molte sono ormai sempre di più le segnalazioni che arrivano dall'agenzia anche nei confronti di ordini professionali, di società controllate da pubbliche amministrazioni, che pure, secondo l'interpretazione di Agid, sono tenute a nominare un responsabile transizione digitale. Tra le altre competenze dell'RTD ci sono quelle sul lavoro agile, sull'accessibilità, sulla mappatura e reingegnerizzazione dei processi e sulla formazione del personale e sulle competenze digitali. Il secondo ambito di lavoro è il lavoro sulla dematerializzazione dei documenti e degli archivi. Quindi prima mi organizzo, mi strutturo, ho adotto un piano triennale con un'organizzazione interna di governance e la formazione. A quel punto il secondo ambito di lavoro, come vedete, rimaniamo sempre nel back-end, cioè rimaniamo sempre, non ancora gli utenti non ci sono, quindi non cominciamo dai servizi, dobbiamo ragionare sugli documenti, archivi e atti amministrativi. Anche qui partiamo dai profili prettamente organizzativi, quindi la prima cosa che facciamo è nominare un responsabile di gestione documentale e della conservazione con il vicario e i delegati. Allora, la norma richiede le linee guida Agid su gestione, formazione e conservazione dei documenti, richiedono due responsabili, in realtà l'IPR 445 e il CAD richiedono due responsabili, responsabile gestione e conservazione. Nella mia idea il responsabile può essere unico, in realtà c'è scritto nella norma che può coincidere, però io lo do come consiglio di avere un unico responsabile che a quel punto copre tutto il ciclo di vita, le politiche di tutto il ciclo di vita documentale, responsabile gestione e conservazione. E quindi a questo punto fare un unico manuale di gestione e di conservazione, perché a quel punto è il manuale che descrive tutto il ciclo di vita del documento, come faccio gli originali, documento per documento, quali sono i documenti da firmare digitalmente, cosa si protocolla e cosa no, cosa mando in conservazione, per quanto tempo lo lascio in conservazione, chi crea i fascicoli, per quanto tempo sono visibili i fascicoli. Questo è il contenuto del manuale di gestione e di conservazione documentale. Allora, sono un ente che non ha un responsabile di gestione. Confesso che comincia a essere deprimente, perché questo è un obbligo abbiamo da, come dire, ormai 1 gennaio del 2004, e quindi insomma, comincia a diventare una carenza grave, gravissima e probabilmente ingiustificabile. Sul manuale di gestione documentale, confesso che il manuale di gestione documentale è un documento che deve essere definito velocemente, perché quello è un documento che si aggiorna, cioè noi negli enti non possiamo più metterci anni per scrivere un manuale di gestione documentale, anche perché, diciamoci la verità, il tema vero su cui ci blocchiamo è la fascicolazione, che pure è un tema che dobbiamo risolvere, però su come firmiamo, su qual è il conservatore, su quali sono i documenti che dobbiamo mandare in conservazione, dobbiamo trovare velocemente una soluzione, anche perché poi dopo questi documenti noi li dobbiamo aggiornare progressivamente nei prossimi anni, li aggiorneremo molto spesso. Se noi ci mettiamo anni per farlo e poi non lo aggiorniamo mai, quel documento è diventato obsoleto praticamente immediatamente. Quindi l'invito che io vi faccio è di pensare che di qui a il prossimo anno la vera priorità sarà, se non ce l'avete, fare il manuale di gestione, ma a questo punto non solo come documento del protocollo, ma davvero come
gestione della fascicolazione del workflow documentale. Questo perché poi lo vedremo, è una delle cose che Agid può verificare, può sanzionare. E però questo è un processo che se voi non lo mettete in lavorazione adesso, a un certo punto arriverà Agid, vi inviterà a provvedere, ma da dove partite se non avete quantomeno un processo in corso? In questo senso, Ernesto, c'è anche una domanda dei nostri partecipanti ed è questa. Il sistema di ricezione e risposta delle istanze online, spesso esterno alle procedure operative utilizzate dall'ente, deve necessariamente essere integrato con il protocollo dell'ente in entrata istanze e in uscita risposta al cittadino, considerato che esiste il registro di protocollo e la sua conservazione elettronica a norma? Però mi chiedo, possono esistere documentazioni procedimentali che arrivano dall'esterno non protocollate? Esattamente. Direi di no. Cioè, se ho capito come funziona il protocollo, direi di no. Quindi significa che ci deve essere l'integrazione. Dopodiché, sulla scelta delle soluzioni, ormai il mercato ne ha tante, tantissime. E l'importante è che voi scegliate le soluzioni che vi consentano l'integrazione. Cioè, noi non possiamo dire ormai nel 2023... No, visto che i due fornitori sono diversi, perché uno mi dà il servizio online e l'altro il protocollo, allora io le stanze online o le protocollo, perché capite che non funziona, no? Quando io dico che il procedimento va governato organizzativamente, intendo questo. Infatti questa è un'altra delle cose che si riscontra, c'è cioè una certa sudditanza da parte dei fornitori. E quindi diciamo all'interno dell'ente una scarsa consapevolezza di quello che effettivamente fa il software e rispetto a quello che invece deve fare il comune in termini di governance, appunto attraverso una gestione documentale che è coordinata e governata. Però anche qui, secondo me, i fornitori sarebbero ben contenti di avere qualcuno consapevole per un secondo spezzo una lancia in favore degli assenti, no? I fornitori sarebbero ben contenti di avere una governance consapevole da parte degli enti. La verità è che molto spesso questa governance, che significa chiedergli, fargli lavorare sulle integrazioni con i software esistenti, fargli implementare i workflow, fargli implementare per esempio i connettori dei fascicoli in conservazione, perché una delle cose che vedremo è, per garantire la possibilità per gli utenti, per i cittadini, di avere, no, per esempio, sono Ernesto Belisario, voglio avere copia dell'istanza che ha fatto mio nonno relativa all'immobile di cui poi nel frattempo ho ereditato e sono diventato proprietario, io ho diritto di chiedere quegli atti perché l'amministrazione ce l'ha in conservazione, ma anche qui io ho versato in conservazione il contenuto di tutti i fascicoli, se non ho fatto fascicolazione non ho versato in conservazione, se non ho un connettore dal documentale al sistema di conservazione non l'ho fatto, e poi se io non consento all'utente di poter farmi l'istanza online, anche questo è una potenziale violazione. Quindi come vedete quello che oggi ci sembra un grande ostacolo, cioè scrivere un manuale e nominare un responsabile, in realtà sono delle cose che devo fare a tempo zero, perché il vero problema poi è implementare le politiche di gestione documentale e farle camminare sulle soluzioni dei fornitori. Se io non riesco neanche a fare una nomina, o se nel migliore dei casi mi accontento di una nomina e basta, capite che è ovvio che a questo punto noi concepiamo la nomina come una roba burocratica, diciamo questo legislatore quanto è barocco, vuole le nomine, i documenti. Le nomine e i documenti servono per aiutarci a fare le cose realmente, cioè i manuali di procedure, i manuali operativi ce l'hanno le imprese, le società, le procedure, non come qualcosa, come un fattore di burocrazia interna, ma come qualcosa che dice alle persone come si lavora. Se noi non abbiamo un documento di procedura che dica come facciamo un originale, come lo notifichiamo all'utente, che cosa mettiamo nel fascicolo, come ci aspettiamo che questo processo sia gestito, tra l'altro con rispetto per la funzione certificatoria che hanno le amministrazioni, che non devono perdere niente, che devono conservare tutto, che le cui attestazioni fanno fede fino a quella di falso. Quindi perdonatemi se vi dico che dopo 20 anni che me ne occupo, nomina responsabile della gestione documentale e conservazione e manuale di gestione documentale sono delle cose che non abbiamo più motivo per procrastinare, cioè non ce n'è una motivazione utile, perché nell'era dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT le nostre sfide devono essere altre, cioè devono essere appunto quelle degli algoritmi, non possono essere che noi non sappiamo fare un fascicolo o non riusciamo a fare un fascicolo con dignità informatica, perché proprio per l'intelligenza artificiale, perdonatemi se per un secondo guardo al futuro, se noi non abbiamo dei fascicoli
completi, puliti, ma l'intelligenza artificiale dove impara? Se non dalla base di conoscenza dell'amministrazione. Se la base di conoscenza è l'amministrazione disordinata, disorganizzata, non aggiornata, l'intelligenza artificiale è comunque algoritmo, non è che fa miracoli, quindi nel peggiore dei casi ci darà dei risultati non all'altezza delle aspettative. Ovviamente, nell'ambito della gestione documentale c'è la formazione di tutti gli originali come documenti informatici, ma credo che su questo ci siamo nella grandissima parte degli enti. È una domandina interessante anche questa qui, perché per esempio abbiamo appurato che ci sono amministrazioni che producono per esempio degli atti come delibere, determine, così in formato analogico, fanno tutto il giro amministrativo, se le protocollo le timano e le scansionano. E vabbè, lì è facile, possiamo dire che questo è il classico caso di cartaceo placebo, cioè io faccio il cartaceo perché mi tranquillizza, poi però faccio il digitale, a quel punto magari lo firmo pure digitalmente. Ecco, sappiate che comunque questi atti sono illegittimi. Chi me lo dice? Me lo dice l'articolo 23-ter del codice dell'amministrazione digitale. Perché? Perché gli originali informatici, non solo gli originali devono essere informatici, gli originali dell'ente, articolo 40,1, ma gli originali devono essere accessibili. Se io scansiono, la scansione non è accessibile perché le persone con disabilità non la visualizzano, e sulla base dell'ultimo comma dell'articolo 23-ter, quindi tutto l'atto è illegittimo per violazione di legge. Quindi io in realtà per questa affezione al cartaceo sto, poi per carità, magari queste sono cose che anche i miei colleghi, anche gli avvocati sanno poco, e quindi per il momento ci sono state poche contestazioni, ma io sto costruendo attività amministrativa illegittima semplicemente perché sono troppo legato a dei modi che sono assolutamente superati e degni di un museo e non di un'amministrazione. Scusate se, come dire, sono tranchant su queste cose, però ecco, nel 2023 abbiamo la necessità di qualificare e di bollare queste prassi amministrative come gravemente scorrette. Erano comprensibili forse 10 anni fa, 15 anni fa, oggi non lo sono. Non c'è nessun motivo per giustificare questo modo di utilizzare le tecnologie. E quindi non farei nemmeno un buon lavoro se io oggi dicessi sì, vabbè, avrete tempo, lo farete in futuro. No, lo dobbiamo dire che ci sono delle cose che da domattina vanno messe a posto, in primis perché di fatto espongono l'ente a sanzione e responsabilità, poi dopo perché sicuramente non vanno nella direzione di rendere questo un paese, non dico del futuro, ma al passo coi tempi. Ovviamente parliamo, insomma, dire questo, parlare di dematerializzazione significa lavorare sui contratti con i fornitori, significa adeguare il sistema di conservazione documentale, perché magari fino ad oggi voi avete mandato in conservazione soltanto registri giornalieri di protocollo, le fatture, i contratti. In realtà voi dovreste mandare almeno una volta all'anno tutti i documenti relativi anche ai fascicoli non ancora conclusi, e quindi evidentemente praticamente tutto. Questo significa rivedere i contratti con i fornitori, anche perché voi pagate a consumo e quindi dovrete rivedere gli accordi che avete con i fornitori. Per carità, è nulla di trascendentale, perché le tecnologie, lo dicevamo, sono sicuramente oggi più a buon mercato rispetto a quelle di un tempo, e però avete la necessità di rivederle. La terza area di intervento come obblighi sono quelli sui servizi online, e quindi quali sono gli obblighi in questo ambito? Consentire l'accesso ai servizi online tramite SPID e CIE, ne abbiamo parlato, garantire la possibilità di accedere a tutti i servizi attraverso l'applicazione IO, che è il punto di cittadinanza digitale previsto dall'articolo 64 bis del CAD, rendere effettiva la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA per tutti i pagamenti, garantire la disponibilità della connettività agli utenti presso gli uffici pubblici. Esistono poi degli obblighi sull'adeguamento tecnologico. Scusa Ernesto, riprendo l'ultima voce che hai detto prima. Quindi teoricamente un cittadino che si rivolge al difensore civico digitale dice: sono stato all'anagrafe del comune X e lì non c'era wifi, a scattare, diciamo, un profilo di sanzionabilità all'ente? Sì.
Adesso lo guardiamo quando leggiamo la norma sulle sanzioni, però sì, è un diritto esigibile da parte degli utenti. Dopodiché l'ente può scegliere, lo metto libero come fa il Comune di Bologna che non ha nessun sistema di autenticazione all'accesso, oppure faccio un sistema di accesso con delle credenziali e quindi evidentemente lo vediamo. Poi, acquisto di beni e servizi ICT, gli enti sono tenuti quando acquistano il software a fare una valutazione preventiva di tipo tecnico-economico, sono tenuti a fare la migrazione al cloud dismettendo i propri data center e devono fare attenzione all'accessibilità inserendo all'interno dei contratti tanto per le soluzioni destinate all'uso interno, tanto per le soluzioni legate ai servizi online a inserire espliciti riferimenti ai requisiti tecnici di accessibilità. Con riferimento all'adeguamento al modello cloud, le amministrazioni devono migrare verso un cloud qualificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in questo momento, quindi operatori che sono presenti su cloud.italia.it oppure verso il PSN, il Polo Strategico Nazionale. Ci sono poi delle misure in termini di sicurezza informatica, cioè un refuso nel titolo della slide, implementare le misure minime di sicurezza, designare un responsabile per la protezione dei dati, un DPO, e poi fare una serie di valutazioni del rischio. A questo punto, dopo aver ricostruito il contesto e gli obblighi, ho provato a fare una categorizzazione degli obblighi che non c'è da nessuna parte, cioè questo elenco che avete visto è una creazione che abbiamo fatto per il webinar di oggi, perché in natura non c'era nessuno che si è preso la briga, nemmeno l'Agenzia per l'Italia Digitale, di fare un vademecum con gli obblighi per le amministrazioni. Ho provato a fare una selezione redazionale ricostruendo e unendo i puntini che ci sono tra le norme del CAD e del piano triennale. Cerchiamo a questo punto di capire quali sono le violazioni. Allora, le norme già prevedevano, questa era la norma era già contenuta l'articolo 12,1 ter del CAD, che i dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limiti di quegli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 165 del 2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. La norma prevede anche che l'attuazione delle disposizioni del CAD è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa individuale dei dirigenti. Cosa dice questa norma? Che fin da sempre i vertici degli uffici sono stati responsabili per la violazione del CAD. A quale titolo? Responsabilità disciplinare, dirigenziale, nell'ambito della valutazione della performance e ovviamente sempre tenendo presente che ci potevano esserci anche delle responsabilità penali, civili e contabili. Per esempio, se l'utente mi inviava un'istanza online e io quell'istanza online neanche la protocollavo, c'è la possibilità che qualcuno mi contesti l'omissione d'atti d'ufficio anche dal punto di vista penale, a prescindere dalla rilevanza della condotta da un punto di vista di responsabilità disciplinare o dirigenziale. Questo tipo di profilo non era sufficiente evidentemente. Allora il legislatore, nell'ambito della riforma del CAD operata col decreto legge 77 del 2021, il cosiddetto decreto semplificazioni bis, ha introdotto la responsabilità in capo all'ente, quindi non solo ai dirigenti. Il modello è simile a quello che accade in materia di data protection, in materia di privacy, per cui la sanzione viene fatta da un soggetto, dall'agenzia, in quel caso il garante privacy, in questo è l'AGID, direttamente all'ente, no? All'amministrazione. La sanzione è da 10 a 100.000 euro, prevista dall'articolo 18 bis del CAD, per ogni violazione, quindi per ogni inadempimento. Quali sono i comportamenti sanzionati? Ci sono alcuni comportamenti che sono... Allora, provo a spiegarmi perché la lettura di questa norma potrebbe non essere semplice. L'articolo 18 bis consente ad AGID di sanzionare tutte le violazioni del CAD e del piano triennale, tutte. Tuttavia ci sono in questo 18 bis alcuni richiami normativi che ci dicono quali sono le norme
più critiche. Quindi a titolo di esempio esemplificativo vengono individuate una serie di criticità. Per esempio, violazione delle norme sulla valutazione della soddisfazione degli utenti. Come vedete, Agid dice tu non devi avere il servizio, il legislatore dice devi avere il servizio online, devi avere il meccanismo di espressione della customer satisfaction, lo devi pubblicare. Se non hai pubblicato, ovviamente io do per scontato che tu non hai fatto nulla di quello che viene prima. Violazione delle norme sul fascicolo informatico, sulla sua consultazione, quindi quello che tu dici, Claudio, che poi risponde alla mia esperienza, cioè che gli enti non fascicolano, che sono pochissimi gli enti che fascicolano, è un comportamento che il legislatore mi sottolinea, dice attenzione, è sanzionato tutto, ma la violazione delle norme sulla fascicolazione sono più gravi, se possibili, delle altre. Violazione delle norme sull'esibizione dei documenti conservati online ai cittadini, violazione delle norme sulla disponibilità e l'interoperabilità dei dati, violazione delle norme sull'obbligo di utilizzare SPID e CIE, violazione dell'obbligo di utilizzare l'API, violazione delle norme sulla cyber security. Questi sono i comportamenti che sono indicati a titolo esemplificativo tra quelli sanzionati. Però ripeto, lo chiarisco per l'ennesima volta, questo è solo un elenco esemplificativo, in realtà tutte le violazioni del CAD e del piano triennale sono sanzionate senza il 18 bis. Come funziona il meccanismo sanzionatorio? Provo a descriverlo velocemente, così andiamo verso la fine. Ti interrompo un attimo, Ernesto, perché sono arrivate alcune domande che dal pubblico che vale la pena di porti adesso forse. Allora, Angelo Fausto Nicoli dice: vedo spesso pubblicati DPCM con firma autografa e bollinatura della Corte dei Conti. Anche questi atti sono nulli, immagino di no. Poi invece un'altra, Carla Piras chiede se anche, dice, normalmente fascicoliamo partendo dal protocollo, gli atti amministrativi come le delibere e le termine che riguardano quella procedura devono transitare al protocollo? Allora, parto dall'ultima. Il protocollo e il fascicolo. In teoria non tutto deve essere protocollato. Il protocollo serve a dare certezza ai momenti in cui un documento entra o esce da un'area organizzativa omogenea. Quindi in teoria io potrei avere dei documenti che vengono fascicolati, che sono anche firmati, ma che non sono protocollati o che non sono protocollati subito. Quindi molto dipende da come voi decidete. Però queste sono appunto scelte che si fanno nel manuale di gestione documentale. Però insomma, in linea di principio ben possono esserci dei documenti che non vengono protocollati o che non vengono protocollati subito e va bene, non passa nulla della legittimità o illegittimità di un documento sulla protocollazione. Seconda domanda invece, quella legata ai documenti che sulla bollinatura, esistono dei procedimenti, penso ad esempio allo stato civile, no? Esistono delle attività che ancora non sono state digitalizzate, una di queste è la bollinatura di quei provvedimenti e quindi fanno eccezione rispetto all'originale, però ecco, l'importante è che il collega che ha individuato questa cosa, perché gli è comparsa, perché effettivamente adesso vede, se vede nel corso degli ultimi anni, ormai la grandissima parte dei decreti ministeriali, quelli che non necessitano di quel tipo di procedura sono firmati digitalmente, li vedete, lo trovate, quindi è un'eccezione rispetto ad una regola, ovviamente in attesa che venga coperto, perché lì c'è tutto un giro che deve essere effettuato in digitale e quindi ci sta che a livello residuale qualche attività, così come i pagamenti informatici, tutti tranne alcuni come gli F24, quindi qualcosa che ancora fa eccezione, cioè, ma appunto è eccezione. Grazie. Dicevo, vado verso la fine cercando di raccontarvi come esiste naturalmente tutto un regolamento Agid su come funziona il procedimento sanzionatorio. Io nelle slide poi che vi lascerò ve lo descrivo tutto, provo a raccontarvi. Esistono due modi di innesco dell'attività di vigilanza di Agid. Il primo modo di innesco è l'attività ispettiva d'ufficio, lo fanno tutte i soggetti che hanno delle attività di vigilanza, quindi l'agenzia decide di fare delle ispezioni su determinati enti oppure su determinati
filoni, oppure è l'utente, è una segnalazione che arriva al difensore civico per il digitale attraverso il modello, insomma, che vedete qui. C'è qualcuno che scrive al difensore civico per il digitale, dice: guarda, quest'ente non mi consente di entrare al servizio con SPID. A quel punto il difensore civico per il digitale fa una preistruttoria, e a quel punto, se si rende conto che la segnalazione non è manifestamente infondata, la rimette al direttore generale dell'agenzia. A questo punto l'agenzia peritale digitale fa una contestazione all'amministrazione. L'amministrazione spiega quali sono i motivi che stanno alla base della condotta. Se queste motivazioni, in qualche modo nel contraddittorio amministrativo, non convincono l'agenzia invita, ma insomma è un invito soltanto nel termine, perché di fatto è cogente, è come se fosse una prescrizione, prescrive all'amministrazione di rimediare all'inadempimento in un certo termine ritenuto congruo. Se l'amministrazione non, ovviamente c'è tutta una forma di pubblicità di questi provvedimenti, quindi c'è quella che qualcuno chiama la gogna mediatica, cioè il fatto che ci sia la pubblicazione di tutti i provvedimenti che vengono adottati dall'agenzia che stanno dietro a questi inviti. Se l'amministrazione non rispetta quello che ha chiesto l'agenzia peritale digitale, l'agenzia commina la sanzione da 10.000 a 100.000 euro. Sapete probabilmente che questa norma in qualche modo è una norma che è stata introdotta recentemente, quindi nel 2021. Il regolamento di AGID del dicembre del 2021, adesso cominciano ad esserci i primi procedimenti che arrivano a conclusione. Quello che sappiamo, perché ne ha parlato l'agenzia peritale digitale anche pubblicamente, che sono diverse centinaia le segnalazioni che sono arrivate da parte degli utenti, e quindi è realistico che progressivamente, tenete conto che questi sono procedimenti che hanno dei tempi, progressivamente cominceranno ad arrivare, ad essere pubblicate le prime sanzioni, di cui finora non c'è una grandissima pubblicità. Però questo, fidatevi, se ve lo dice un avvocato, se uno prende una sanzione non è che ci mette i manifesti oggettivamente. E fin qui l'approccio dell'agenzia peritale digitale è stato diverso rispetto a quelle di altre autorità, no? Se il garante privacy fa una sanzione, fa il comunicato stampa su quel tipo di sanzione, lo inserisce nella sua newsletter, l'agenzia peritale digitale fin qui queste attività di gran cassa mediatica sulle sanzioni non le ha fatte, anche perché in una prima fase l'agenzia ha provato ad utilizzare il suo potere di vigilanza come moral suasion, quindi cercando di dare un grace period alle amministrazioni, cui le amministrazioni potessero prendere confidenza con questo nuovo sistema sanzionatorio. È verosimile che progressivamente l'agenzia sarà sempre meno tollerante, soprattutto laddove le lacune e le violazioni sono lampanti, come la mancata nomina dell'RTD, la mancata nomina del responsabile gestione documentare, la mancata adozione di tutti quegli atti che, come il piano triennale per l'informatica e il manuale di gestione documentale, sono prodromici a tutte le cose più complicate: le migrazioni al cloud, i servizi online, automazione dei processi e l'intelligenza artificiale. Io tendenzialmente avrei finito, nel senso che spero di avervi dato un quadro complessivo, non dico completo perché sarebbe superbo farlo in 90 minuti, però credo che nel webinar di oggi abbiamo provato a ricostruire il contesto, fare una elencazione dei diversi obblighi normativi, principali obblighi normativi definiti per ambito di intervento, e poi abbiamo definito il quadro sanzionatorio e le responsabilità dei dirigenti e dell'ente. Aggiungo semplicemente, dando per scontato che se l'amministrazione pagherà 50.000 euro per la mancata adozione delle cautele del CAD, poi se l'andrà a prendere a titolo di responsabilità erariale con i soggetti che, lo do per scontato, avevano l'obbligo di fare quelle attività e quegli adempimenti. In primis naturalmente il soggetto a cui scriverà l'AGID è il responsabile della transizione digitale, che quindi, se vorrà andare esente da responsabilità,
dovrà dimostrare di aver adottato il piano, fatto il monitoraggio, invitato i colleghi a fare le attività, insomma, sono tutt'altro che norme che si prestano a un'interpretazione formale. Adesso le sanzioni danno molta sostanza a quelle che noi pensiamo siano soltanto delle norme formalistiche. Per ora vi ringrazio, ovviamente sono a disposizione per tutte le domande che insomma residuano a valle di quello che ho detto. Ne ho ancora un paio io, Ernesto. Una è l'attenzione ai temi dell'accessibilità, che credo che sia anche uno dei temi che in questo momento Agit ha un po' sott'occhio, no? In termini di anche qualità dei documenti che vengono pubblicati magari da redattori che non sono necessariamente l'RTD. E la seconda è una domanda che in realtà ti avevo già posto prima, cioè se non solo la nomina RTD, ma la stessa persona può avere anche responsabilità come quelle di gestione documentale e di conservazione. Allora, parto da questa seconda. Allora, a me non piacciono i collezionisti di nomine, però mi rendo conto che negli enti molto spesso sia quasi fisiologico che qualcuno, negli enti piccoli, qualcuno faccia più parte in commedia. Confesso che non è la mia soluzione preferita, perché? Allora, se io sono responsabile della transizione digitale, devo fare i servizi, i contratti IT, la sicurezza, l'accessibilità, e se non ho ancora un manuale di gestione e di conservazione documentale, come faccio a fare queste cose insieme con un livello di efficacia? Cioè io posso collezionare le targhette sulla porta, ma poi la giornata è di 24 ore anche per questi supereroi delle tre nomine in una, e quindi è ragionevole che il responsabile della transizione digitale faccia una supervisione alta occupandosi del coordinamento di una serie di attività, e che se esistono delle risorse che possano fare solo, anche perché soprattutto dove c'è da scrivere e da fare la fascicolazione, è giusto che ci sia un responsabile e della gestione documentale e della conservazione che sia dedicato, e che per me si faccia solo questo e non si occupi anche di fare le altre cose. Sull'accessibilità sicuramente l'Agenzia per l'Italia Digitale è assolutamente attenta, anche perché poi dopo tradizionalmente l'Agenzia per l'Italia Digitale ha svolto tutti i compiti, le circolari, gli obblighi, le dichiarazioni, fa anche un monitoraggio dei siti web delle pubbliche amministrazioni, quindi sicuramente è uno di quegli obblighi, ma anche perché insomma accessibilità significa inclusione, significa evitare la discriminazione, quindi è sicuramente uno degli obblighi che è più attenzionato, diciamo così. Io non ho altre domande, non so Irene. Allora sì, forse diciamo ci avviamo alla conclusione. Ringrazio tantissimo Ernesto che insomma come al solito sapientemente ricostruito e ci ha dato come dire anche gli obiettivi diciamo di questa transizione al digitale e appunto anche il confronto con Claudio e con le prime domande che sono state appunto poste anche insomma nel lavoro che si sta cominciando a fare con le task force direttamente nei comuni, insomma, ha reso ancora, diciamo, più vivace e interessante, diciamo, questa presentazione. E vorrei ricordare, non l'ho fatto scusami, prima, ma... Sì, prego. Scusami, ma avevo dimenticato io una domanda di Giovanni Spisso, perché faceva riferimento a un tema che poi non abbiamo affrontato più di tanto. Ah. Chiedeva se sussiste oggi un sistema parallelo a PagoPA che consente al cittadino di pagare la marca da bollo digitalmente e allegare la ricevuta alla richiesta, ad esempio, di autorizzazione. Vai. E allora, sulle marche da bollo, evidentemente questo è il classico, rientra tra quei processi che stiamo provando a digitalizzare da tempo. Mi sembra che ci sono tutta una serie di soluzioni alternative come bollo, di soluzioni di piattaforme che consentono di farlo, e ragionevolmente immagino che confluiranno tutte su PagoPA nel prossimo futuro. Forse ce n'era... come dire, è un tema che ancora non è definito, però perché ci sono delle criticità proprio anche lì sugli importi e sui sistemi di incasso che hanno delle maggiori complessità, per cui magari non transitano ancora da quella piattaforma, e speriamo che lo facciano presto.
Tra l'altro anche qui, Claudio, è ovvio che ci sia la convergenza verso queste piattaforme abilitanti, penso all'Appio, come avrete letto, avrete sentito, tra qualche tempo ci cominceranno ad arrivare la patente sull'applicazione IO con la digitalizzazione. Quindi credo che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, anche durante la pandemia, una notevole accelerazione di processi e strumenti. Quello che direi ai nostri amici che ci seguono, ormai la tendenza è chiara e quindi il legislatore e il governo ci dicono: tutto quello che è esterno lo faccio io, faccio SPID, faccio PagoPA, faccio carta d'identità elettronica, faccio l'applicazione del cittadino, faccio la piattaforma di interoperabilità, faccio anche la piattaforma delle notifiche. Questo cosa significa? Significa che gli enti si devono concentrare dove? A casa loro, sull'organizzazione, quindi documenti originali, fascicoli, protocollo. Questo è quello dove solo voi potete lavorare. Quindi per un secondo non pensate ai front-end, pensate al back-end, perché nel frattempo che voi vi concentrate sul vostro back-end e fate i manuali e fate le procedure, tutto il resto ci sarà, sarà arrivata la bollinatura dei decreti del governo, sarà arrivato il bollo. E però se io non mi sono ripiegato a lavorare su quello che solo io posso fare, cioè i workflow e l'archiviazione e la conservazione dei miei documenti, non sarò poi pronto, mi potranno dare le migliori infrastrutture e piattaforme nazionali, ma io non avrò niente da collegarci, da attaccarci, nessun bocchettone che sia in grado di far transitare dati, documenti e informazioni. Scusa se ho detto una cosa banale, però... Giustissimo, grazie. Giustissimo. Allora, ricordo a tutti quanti che la registrazione del webinar con le slide del nostro relatore saranno domani, le troverete sul sito Formez, sulla pagina del Focus Web Territori in Rete, dove è pubblicata appunto la notizia del webinar di oggi. A chiusura di questa sessione sarete poi rinviati diciamo su un questionario di gradimento per l'appunto di questo webinar, che naturalmente insomma non è un adempimento formale, ma ci serve insomma anche per testare diciamo come stanno andando queste prime attività e capire insomma se c'è bisogno. Quindi ecco, anche scrivete se avete bisogno diciamo di altro tipo di informazioni, dateci insomma il vostro feedback su questi webinar. Quindi ancora grazie a tutti e al prossimo, di cui sarete appunto avvisati per mail. Grazie di nuovo a tutti, arrivederci. Grazie.